ragazzi, e mi hanno rimandato in Carnia. Come potete vedere, siamo a bordo di Caccia Mali, uno dei tanti piccoli mezzi made in Italy che abbiamo in flotta. E non mi sono letto le caratteristiche perché non ho il tempo materiale, dovendo fare tutto un giro di cambi macchina nel turno. Ad esempio, dal deposito alla stazione ne ho portata una, poi sono salito su questa. Adesso sto salendo a Fusea e poi a Cazzaso. Guardate che bella stradina che si fa, questo 8 metri, 9 metri dai, diciamo, di lunghezza. E grosso modo sia lui sia tutti i suoi fratellini fanno questo genere di strade. Anche questi molto spartani, e sono un po' datati, mi pare sia Euro 5 se non vado a memoria proprio, però hanno il gran pregio di avere un'agilità invidiabile su queste stradine di montagna. Guardate qua, è peggio della strada di Sauris, ragazzi. Sale, sale di meno, sale al sole, però parecchio stretta. Sinceramente la forma un po' arrotondata della carrozzeria esterna, seppur esteticamente sia piacevole, non è molto funzionale, perché vediamo come siamo qua adesso. E appena appena sì, tocca far retro perché non ho golfi di fermata. E dicevo, in caso di cross malagevole, ad esempio qua la precedenza tra mezzi alla pari, diciamo, è di chi sale. Tra mezzi, ad esempio l'autobus e le auto, solitamente ha la precedenza l'autobus. A grandi linee, poi va valutato caso per caso, ma diciamo che hai la precedenza. L'autobus in linea di massima dà precedenza se può fermarsi e ha qualche golfo di fermata, ovviamente sì, altrimenti in caso di incrocio sempre, diciamo, alla pari come in questo caso, deve dare precedenza solamente ai complessi di veicoli, dunque ai veicoli con rimorchio, che siano auto con rimorchio, che siano autobus con rimorchio o che siano camion con rimorchio o trattori stradali con rimorchio. Lì dobbiamo fermarci e dare precedenza a noi, poi ovviamente quando possibile si dà comunque. Il buon senso è sempre utile in queste circostanze. Ad esempio l'auto che ha appena fatto retromarcia magari sarebbe bastato un po' meno perché riuscissi a passare, però mi ha fatto anche un favore a farmi passare più largo andando su fino al tornante appena sopra. Dunque sono vuoto, come potete immaginare, altrimenti non parlerei, farei semplicemente un POV. Saliamo, andate e ritorno da Fusea. Ho appena fatto un altro giro sempre su questa linea, il giro ospedale, e poi scendo, vado a Illegio e poi porto un'altra macchina in deposito. Sì, questa la lascio con quella in stazione. Salgo su un'altra macchina, la porto in deposito. Mi pare di avere rifornimento e pulizie sulla macchina che porto in deposito, per poi tornare a uscire con un due piani che va a Gemona e poi, bella domanda, mi sfugge l'ultima parte del turno. Specialmente i tour di macchina in questa zona sono parecchio
incastrati tra loro, si cambia tantissimo macchine, per cui quelli effettivamente sono molto più comodi da leggere sul cartaceo, dove col colpo d'occhio si vedono subito, piuttosto che sull'applicazione interna che abbiamo e che non vi ho ancora presentato sul canale. Non so in realtà se posso presentarvela, ma è un'applicazione che presumo usino più aziende di trasporto, per cui sì, ovviamente se lo farò, anzi potrei raggrupparla assieme ai dati dell'OptiDrive, potrei farci un video dedicato e aggregare le due cose. Fatemi sapere nei commenti se può interessare, se può essere una cosa carina da conoscere. Per quel poco che posso mostrarvi, ovviamente censurando tutte le parti e i dati sensibili o le cose strettamente aziendali. Sì, penso di riuscire a darvi un'idea di massima senza troppi dati, insomma. Tipo, magari sì, le mie rilevazioni personali, sì, ad esempio le mie statistiche di guida, non vedo perché nasconderle, buone o cattive che siano, insomma. O ad esempio quanti chilometri ho fatto in un mese, nel mese di rilevazione. Così, insomma, sono piccole curiosità che mi farebbe piacere anche mostrarvi. Adesso entriamo da quassù a Cazzaso, una bella strettoia dove il cazzamali però passa a filo, ma passa con un po' di attenzione. L'importante è non lasciarsi prendere la mano, non andare troppo convinti, ma tenere sempre due occhi davanti e due occhi sugli specchi, in modo da poter frenare in caso di nel caso ci avviciniamo troppo ai muretti, ai muri o ai muri o alle ringhiere. Quando parlo di questi mezzi spartani come pochi dai, come vi dicevo, sono funzionali a quello che devono fare, insomma non ci si aspetta grandi comfort, grandi prestazioni, grandi doti dinamiche, niente di tutto ciò. Devono semplicemente caricare un certo numero di persone e salire senza grossi problemi e divincolarsi tra queste stradine di montagna. E beh, in realtà un motore anche ce n'ha, insomma, perché se schiacciamo va. Il resto è un po' carente, insomma, d'altronde si vede che ha i suoi anni. Il progetto presumo sia anche molto più vecchio dell'anno di immatricolazione, almeno dall'ergonomia, dai comandi e simili. Tra l'altro la cazzamali poi è fallita e non esiste più come carrozzeria.
sì, prima eravamo a Fusea, non a Cazzaso, questa giustamente questa è Cazzaso, perché altrimenti poi mi dite che mi scambiassero per un paesino vicino, io non sarei contento. Nessuno, neanche qua, saliamo ancora a Cazzaso Nuovo, dove poi ci giriamo e torniamo giù, insomma. Guardate, sì, dai. Agili sono agili, insomma. Che anche loro scuotono, sì, però io li trovo, ad esempio, migliori dei Viveo. I Viveo, sinceramente, erano dei cessi, si può dire? E con una perifrasi potrei dire che erano accomunabili a i luoghi in cui vengono espletati i bisogni fisiologici, metaforicamente. Quelli penso in assoluto siano stati, no, in realtà non so se ci siano ancora, ma penso siano stati i peggiori mezzi, o perlomeno tra i peggiori, o perlomeno i peggiori che io abbia guidato in flotta, sicuramente. Questi cazzamali, dai, già meglio, si difendono discretamente bene. Qua siamo al capolinea e io devo fermarmi poiché l'AVM non mi carica le corse e mi induce in errore. Uscita, login, matricola, digita turno. Questo è un turno chiamato 0036 sul mezzo e aspettiamo che la macchinetta ce lo carichi. Eccoci qua. Di nuovo. Incredibile, pensavo di dover fare sempre mezzo metro, un metro di retromarcia, invece allargandomi bene prima e andando avanti tutta, questo piccolo vagarospo riesce a girarsi senza manovre. Devo capire perché gli hanno fatto il parabrezza così alto. Non so se nascano, può essere che nascano per turismo. Di solito i parabrezza altissimi di questo genere vengono usati sui turistici più che sugli autobus di linea. Gli autobus di linea hanno sempre un taglio più netto e più basso del parabrezza per far spazio al display, invece qua è montato così, proprio esterno alla carrozzeria, sulla parte superiore.